Bentrovati dentro il Consiglio, il settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Anche in questa settimana tre argomenti, ecco i titoli. Parliamo del Piano Nazionale Aeroporti, inserire Pisa tra gli scali strategici, è chiesto da una mozione collegata a un'interrogazione che è stata votata all'unanimità. Situazione invece ancora non risolta per quanto riguarda l'emergenza idrica, l'assessore all'ambiente Monni ha illustrato la comunicazione in Consiglio regionale. Presentato un libro biografico sul politico giornalista Lelio Lagorio a 5 anni dalla sua scomparsa. Inserire lo scalo di Pisa tra quelli giudicati strategici nel piano nazionale aeroporti. Lo chiede una mozione il primo firmatario Andrea Perioni del Partito Democratico che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità dei presenti. Il gruppo Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. L'atto di indirizzo era collegato a un'interrogazione presentata da Irene Galletti del Movimento 5 Stelle alla quale ha risposto in aula il Presidente della Regione Eugenio Giani. La costruzione dell'aerostazione nell'aeroporto di Pisa, una nuova pista che dà più garanzia di sicurezza e compatibilità ambientale per l'aeroporto di Peretola. Il problema è stato l'interpretazione che taluni hanno dato, che poi è girata sulla stampa, sul fatto che l'aeroporto di Pisa non avrebbe avuto riconoscimento adeguato nel piano strategico dei voli approvato dall'ENAC a livello nazionale. Ma in realtà, se guardiamo bene quel piano, vi è l'indicazione dell'aeroporto di Pisa come quello di Firenze e se a un certo punto nelle aree strategiche si identificano aeroporti, è stato citato quello di Firenze perché è gestito dalla stessa società Toscana Aeroporti che gestisce Pisa e Firenze, quindi è stato un po' considerato quello come aspetto di riferimento. Comunque nel documento che abbiamo approvato io sono un fermo sostenitore e chiediamo al Ministro Salvini di inserire fra gli aeroporti strategici sia quello di Firenze e Peretola sia quello di Pisa Galilei. È stata una discussione positiva che ha dato un risultato significativo, una mozione approvata all'unanimità che chiede al Presidente della Regione di presentare entro il 21 novembre una specifica osservazione rispetto alla bozza del nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti redatta da ENAC, laddove si vada a colmare quella che io credo sia una lacuna, anzi una stortura, laddove non si preveda che per quanto riguarda il sistema aeroportuale toscano siano entrambi gli scali, cioè Firenze e Pisa, ad essere considerati strategici. Così è nel Piano Nazionale degli Aeroporti vigente, tra l'altro approvato non molti anni fa, nel 2015, per cui dobbiamo evitare che si lascino cose non dette o zone grigie. Quindi chiediamo al Presidente Giani di presentare una osservazione nei termini prescritti affinché si chieda al Ministero e alla Direzione degli Aeroporti che venga ripristinata la previsione che gli aeroporti strategici della Toscana siano Firenze e Pisa, perché proprio nel 2015 è stata fatta la scelta della fusione delle società, è stato individuato un gestore unico e questa volontà ha determinato che Firenze e Pisa fossero insieme aeroporti strategici della Toscana e dell'Italia centrale. È inaccettabile che a distanza di anni si continuino a prendere in giro i toscani con il balletto degli aeroporti e di questa maggioranza che da una parte nega quello che fa e dall'altra non riesce a fare quello che dice. Ed è inaccettabile che non si sia avuta una risposta a un'interrogazione innanzitutto, dove si chiedeva una cosa chiara. La bozza del piano aeroporti dice che Pisa non è più aeroporto strategico nonostante le promesse di molti anni, mentre Firenze lo è. Fino al 21 novembre c'è la possibilità di presentare delle osservazioni ad ENAC per questo. E tutto ciò che ci siamo sentiti dire dal Presidente Giani è che è stato un errore terminologico e che semplicemente tutti noi non abbiamo capito quello che in realtà voleva dire il piano, solo lui l'aveva capito e noi ci stiamo attaccando in questo momento a questioni di lana caprina legate a Guelfi Ghibellini piuttosto che a un'incomprensione di quelli che sono i testi. Ecco, noi diciamo che i toscani si sono stancati di sentirsi prendere in giro dal presidente di una giunta che a distanza di anni, nonostante governi, nonostante sia legittimato da un voto che è stato preso a suo favore e per il quale lui adesso è presidente,
non dica chiaramente quale sarà la sorte degli aeroporti di Pisa e di Firenze e non dichiari finalmente quello che è chiaro a tutti, che Pisa verrà lentamente declassato e lasciato morire, mentre invece sarà prevalente l'aeroporto di Firenze, sul quale c'è la volontà pervicace di arrivare alla costruzione di un nuovo aeroporto, perché è falso anche parlare di una nuova pista, quando sappiamo bene che ci sarà una nuova pista, un nuovo terminal, una nuova viabilità, proprio perché sarà cambiata l'inclinazione. Ecco, la mancanza di sincerità da parte del Presidente è la cosa più grave che è emersa in risposta a questa interrogazione. Se è vero, come ci stanno dicendo ormai da anni, che il sistema aeroportuale toscano è un sistema complesso all'interno del quale stanno sia lo scalo di Firenze che lo scalo di Pisa, noi chiediamo che la Regione Toscana si faccia portavoce nei confronti di ENAC di inserire anche Pisa tra gli aeroporti strategici italiani. Dopodiché la cosa fondamentale sulla quale noi vogliamo delle risposte chiare è che Toscana Aeroporti presenti il cronoprogramma rispetto al piano attuativo del master plan dell'aeroporto di Pisa. È inutile presentare un master plan dove si dice che cosa si farà a Pisa se poi non partono i lavori e se non ci viene detto in maniera chiara quando questi lavori devono partire. Noi vogliamo che entro la fine dell'anno venga presentato un cronoprogramma puntuale sull'esecuzione dei lavori per l'aeroporto del Galileo Galilei di Pisa e su questo non siamo intenzionati a retrocedere. Io credo che oggi sia stato chiarito in modo inequivocabile come per parlare di sviluppo della Toscana si debba parlare necessariamente di un sistema aeroportuale integrato. Io credo che su questo non si debba più tornare, anzi credo che tutte le forze politiche debbano unire il loro sforzo nel cercare quanto più di sollecitare da parte di ENAC, ma anche da parte del nuovo governo, un intervento tempestivo che metta una parola decisiva sia su Peretola, perché non possiamo continuare a fare a meno a Firenze in un aeroporto che sia degno di questo nome e quindi di un piano di investimenti serio, sia naturalmente su ciò che riguarda Pisa. Noi dobbiamo parlare di un sistema aeroportuale integrato. Tanto si è dibattuto in queste settimane perché il Piano Nazionale degli Aeroporti ha tolto Pisa come aeroporto strategico della Toscana e ha lasciato esclusivamente Firenze. Abbiamo discusso ora una mozione e all'interno della mozione noi abbiamo portato un emendamento dove chiediamo alla Giunta regionale che presenti delle osservazioni al Piano Nazionale degli Aeroporti che riporti Pisa a fianco di Firenze, perché noi riteniamo che entrambi gli aeroporti, soltanto in sinergia, insieme, sono strategici per la Toscana. Non c'è un aeroporto di serie A o un aeroporto di serie B. Serve rafforzare Firenze, serve fare la nuova pista per rendere più competitivo l'aeroporto del capoluogo, integrarlo sempre di più con Pisa e costruire un sistema aeroportuale toscano che sia in grado di competere a livello nazionale ed internazionale. L'emergenza idrica in Toscana è stata oggetto delle comunicazioni della Giunta al Consiglio regionale. Durante l'illustrazione all'Aula, l'assessore all'ambiente Monia Monni ha sottolineato come al 30 settembre, grazie alle piogge sopra la media stagionale di quel mese, la situazione sia in leggero miglioramento. Ha spiegato anche come infine la collega Stefania Saccardi sta lavorando a una semplificazione normativa per facilitare la creazione di invasi a uso agricolo. Il finanziamento che il governo Draghi ha dato alla Toscana per la gestione dell'emergenza è già in fase di attuazione per sbloccare tutta una serie di opere, però noi pensiamo che al netto dell'emergenza che di queste settimane noi col tema della siccità purtroppo ci dovremo fare i conti per molto tempo ed è per questo che come PD abbiamo chiesto un'attenzione particolare alla questione risorsa acqua in rapporto all'agricoltura. L'agricoltura ha chiaramente come fondamento la risorsa idrica, ma allo stesso tempo mettere in campo una serie di misure per efficientare l'utilizzo della risorsa, gli invasi e tutta una serie di altre misure per evitare che ci sia lo spreco di questa risorsa sempre più preziosa diventa fondamentale. Ecco perché abbiamo chiesto anche all'assessore Saccardi di orientare le risorse del piano di sviluppo rurale che sono in previsione per i prossimi anni, molto per sostenere la realizzazione di opere che permettano alla nostra agricoltura di avere acqua e di non appunto sprecarla in nessun modo. La crisi idrica, al pari della crisi energetica, è una tra le grandi emergenze
che siamo chiamati a gestire in questa fase legislativa del governo della Regione Toscana, bene le risorse arrivate dal governo precedente, da Draghi, per cercare di risolvere in termini infrastrutturali un gap che esiste, serve fare degli invasi, serve ovviamente fare degli interventi, serve fare opere pubbliche, e credo che sia positivo il fatto che in alcuni casi si sia già avviata la fase di progettazione rispetto alla realizzazione di alcuni invasi che nei territori possono dare delle risposte, ma nel contempo serve anche finanziare interventi di natura privata a favore per esempio delle aziende agricole per cercare di dare risposte autonome e nel contempo aumentare gli interventi da parte dei consorzi e della regione stessa per cercare di rendere la nostra regione, di fare degli invasi e delle infrastrutture in grado di rispondere in termini infrastrutturali a quella che purtroppo è un evidente cambio climatico con il quale dovremo convivere nei prossimi anni. I dati parlano chiaro: di 4 milioni e 300 mila euro che il Ministero ha destinato alla Toscana per la gestione dell'emergenza idrica, metà sono andati a spostare autobotti di acqua da una parte all'altra della Toscana, con tutte le considerazioni che possono essere fatte. L'altra metà sono andate a interventi di natura ordinaria. E questo cosa significa? Che la Regione, non da questa legislatura, ma da quelle precedenti, non ha capacità di programmazione tale da poter prevedere questi interventi ordinari nell'attività e nel bilancio di tutti gli anni. E questo ci ha portato oggi a una grave emergenza idrica, non soltanto il cambiamento climatico. Basti pensare che in alcune aree della Toscana la metà dell'acqua che circola nella rete viene persa all'interno degli acquedotti e che il tubo che collega praticamente l'isola d'Elba e la costa in questo momento è vecchio di 30 anni e potrebbe rompersi da un momento all'altro lasciando l'isola d'Elba senza acqua, e in questo momento si sta progettando invece un dissalatore per produrre dell'acqua all'isola d'Elba con grandissimo costo dal punto di vista dell'energia e metterlo in una rete che perde il 43%. Insomma, nessuna capacità di programmazione. L'assessore ha preso degli impegni, quelli di relazionare con tempistiche chiare anche alla commissione competente. Noi attendiamo, però annunciando già oggi che il problema non si risolverà per il prossimo periodo estivo, perché già oggi ci viene detto che dovrà piovere più del dovuto fino a maggio per poter vedere una piccola risoluzione del problema. Quindi già oggi annunciamo che nella prossima estate torneremo ad essere in emergenza e che purtroppo la Regione Toscana, dal marzo scorso al giorno in cui torneremo ad essere in emergenza nella prossima estate, non avrà ancora risolto il problema. Ciò che manca però, a nostro avviso, è la parola investimenti. Noi non possiamo continuare ad intervenire esclusivamente sotto un profilo emergenziale. Investimenti strutturali, programmazione, sono queste diciamo le sfide che attendono la Toscana, delle quali si sente poco parlare. Continuiamo a parlare di opere importanti che però sono opere che ormai risalgono nei decenni, si parla sempre di bilancino. Ecco, il modello bilancino dovrebbe essere un modello che oggi persegue tutta una serie di obiettivi di investimento per la Toscana che però non vediamo. Vediamo invece che si continua a parlare di situazioni contingenti, investimenti in autobotti. Nel 2022 francamente questo è inaccettabile, per non parlare poi delle perdite del servizio idrico. In realtà noi abbiamo scelto decenni fa di far gestire la risorsa idrica a delle società partecipate. Oggi il tema ritorna all'ordine del giorno con le multi-utility. Questo modello di gestione ha le sue criticità, perché di fatto gli investimenti non sono stati fatti nel modo adeguato. La Regione Toscana chiese l'emergenza nazionale, che è stata dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° di settembre. Sono arrivati 4,3 milioni di euro che in realtà però andranno per opere più o meno ordinarie, dalle autobotti al miglioramento, al recupero di alcuni pozzi di attingimento, senza attaccare invece alcune questioni fondamentali nell'approvvigionamento idrico e anche a scopo agricolo e industriale dell'acqua, ovvero sia da una parte lottare agli sprechi, alla perdita che in Toscana ammonta a 178 milioni di metri cubi all'anno circa, il recupero ad oggi è arrivato a 38 milioni di queste perdite, dall'altra parte irrobustire pesantemente il sistema di invasi medi, piccoli ma soprattutto grandi che affianchino Monte d'Oglio e Bilancino, e in particolar modo da questo punto di vista abbiamo rilanciato l'idea della grande diga sul Merse, che potrebbe dare decine di milioni di metri cubi di acqua, soprattutto alla Toscana del Sud, idea su cui il Presidente Gianni ha dato disponibilità, fermo restando la necessità di un confronto con gli enti locali del territorio.
Il Consiglio regionale della Toscana rende omaggio a Lelio Lagorio, fu anche sindaco di Firenze nel 1965, sindaco e primo presidente peraltro della regione toscana dal 1970 al 1978. Lo fa grazie a un libro scritto da due giornalisti, Franco Mariani e Alessandra Maria Abramo, che appunto sottolineano a 5 anni dalla sua scomparsa l'importanza proprio di questo personaggio. Il libro ha per titolo Lelio Lagorio, un socialista tricolore, è stato pubblicato nella collana editoriale del Consiglio regionale della Toscana. È un onore poter ricordare a distanza di 5 anni dalla sua morte Lelio Lagorio. Io che l'ho conosciuto personalmente, poter scrivere e fissare nero su bianco la sua prima biografia completa è veramente un qualcosa di particolare, perché rende giustizia a un fiorentino, perché anche se era chiamato il Granduca di Toscana, è stato un fiorentino verace che ha portato la fiorentinità a Roma. La sua attività è iniziata da giovane studente, l'impegno politico nel Partito Socialista, poi alla provincia di Firenze come vicepresidente, poi in Consiglio Comunale dove fu prima sindaco e poi vice sindaco subito dopo l'alluvione e poi primo presidente della Regione Toscana. Quindi il salto a Roma, ministro della difesa, poi ministro dello spettacolo al Parlamento e all'Europarlamento. In tutte queste tappe della sua vita politica Lelio Lagorio è stato un uomo onesto, un grande statista. Noi nel libro, insieme alla collega Maria Alessandra Abramo, abbiamo riportato ampi stralci dei suoi scritti, perché la sua produzione letteraria è immensa, forse un pochino più di quella di Giovanni Spadolini, tanto per farvi capire che tipo di uomo era. Era un uomo di cultura anche, oltre a un politico. E quindi ricordarlo è doveroso e questo lavoro ci ha impegnato, ma l'abbiamo fatto insieme alla famiglia, perché Lelio Lagorio nella famiglia credeva molto e quando poteva si metteva nella sua piccola casa a Firenze in zona del cimitero degli inglesi per leggere i suoi libri. E questo era il suo modo di svagarsi, stare in famiglia. E la famiglia è stata essenziale nella sua vita politica. L'idea di questo libro nasce ben 5 anni fa, un progetto nato appunto da subito in collaborazione con la famiglia Lagorio e anche con le autorità che sono qui presenti questo pomeriggio. Lelio Lagorio fu un politico per eccellenza, uomo di Stato, uomo di grande conoscenza e competenza. È proprio questa competenza che ha avuto in tutti i ruoli che ha ricoperto a livello istituzionale e politico che ci ha portato a voler fare un excursus della sua vita politica, della sua carriera politica e della sua vita istituzionale. Certi che questo lavoro possa essere utile anche alle generazioni, alle giovani generazioni che si affacciano oggi al mondo politico. E per questa settimana è tutto, vi ricordo per gli aggiornamenti il sito internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.